Uff. Mamma mia! 40 gradi all'ombra. Poi ovviamente dici, ma stai in tuta? Sì, perché ho fatto uno stage in teoria di quello che sarebbe il mio lavoro, ovvero di pugilato. E c'avevo tutti i calzoncini sporchi, mi sono dovuto mettere in tuta. Tutto vestito di nero. Sto a schiumà. Sto a schiumà, però che famo? Andiamo a magnà. Regolare. Dite proprio, ma siete sicuri? Che i forni a Furio Camillo meritano. Fa troppo caldo per sbagliarsi, raga. Se esce fuori una puntata di merda con forni di merda, me incazzo, eh. Cerchiamo di mangiarsi due cose fatte bene e di aggiornare la mappa con posti di spessore. Quindi vabbè, piamo la macchina, mo sto a San Paolo, se spostiamo a Furio Camillo, altra imbarcata, e famo sta puntata dei forni criminali. Altra ripresa, altro sbuffo, eh. Mazza, il traffico, regà, il callo, il traffico. Che poi io c'ho sta teoria, il traffico non esiste, il traffico sono gli impediti a farlo. Come sono impediti, creano traffico che non esisterebbe. Comunque siamo arrivati e a Furio Camillo il parcheggio non c'è, ma proprio non c'è, non esiste, non è contemplato. Chi abita a Furio Camillo mi può spiegare come fa con il parcheggio? Grazie, nei commenti. Ecco lì la prima segnalazione, Euroforno, via Tarquinio Prisco 24. Sì, vabbè, raga, se il buongiorno si vede dal mattino cominciamo proprio male. Boh, cioè sia forno che norcineria, c'ha pure i formaggi, i salumi. Ho speso 6,25 euro, quindi comunque non proprio economico, perché ho preso 6 pizzette, 3 ventaglietti e un muffin, perché i cornetti li ho graziati. Cioè li ho visti lì, ho detto, questi vi mangiate voi, non li compro, non li mangio, così magari vi grazio e riusciamo ad arrivare ad un voto intorno alla sufficienza. Mentre ho preso un muffin che erano belli, mo vediamo se sono pure buoni. Pizzette le ho prese dei vari tipi, con le patate, con i funghi, con le zucchine, con quella alle patate, che però non ha una brutta faccia, raga. Non è male, eh? Anzi, è anche buona. C'è un po' di formaggio sopra. Un po' di formaggio che poi gli dà un bel po' di sapore. Oh, ma lo sai che queste pizzette che non sono convenzionali, perché non è la classica pizzetta che si fa nel forno con il pomodoro, sta bene. Oh, buona. Questa pure che i fiori è buona. Poi, ma quante bene, sono buone. Vedi, molte volte ho avuto un'impressione molto negativa su quei cornetti che mi ha condizionato poi su tutto il resto. Poi sì, le pizzette molto buone. I cornetti non si potevano vedere. Ho i ventaglietti artigianali, tutti storti, nessuno lo mette in dubbio, ben cotti da una parte, con lo stracazzo dall'altra. Ma perché? Cioè, delle cotture uniformi. Peccato, infatti, perché dalla parte che è cotto è buono, friabile, è buono. Dalla parte dove non è cotto diventa proprio quasi poco masticabile. Magari questo è più basso, è un po' più bruciacchiato. Ecco questo qua, che sia un po' più bruciacchiato qua, dall'altra parte è più cotto di quello di prima.
Infatti questo c'è tutto un altro passo. Il muffin l'ho preso, c'era sia solo mele, sia solo cioccolato, oppure mele e cioccolato. E io che ho preso? Mele e cioccolato. Non mi pare male, eh? E infatti è buono pure questo. Il cioccolato spinge. La mela ci sta. E proprio tutto quanto il muffin è morbido al punto giusto, non è asciutto. Soprattutto dove sta la mela, è proprio piacevole mangiarlo. Questo è un zuppato dentro al latte, è una poesia. A sto punto invece avrei dovuto prendere il cornetto, perché magari poi a mangiarlo sarebbe stato diverso. E o comunque, siccome questa roba è ottima, perché è ottima, prendendo il cornetto che magari non era all'altezza, livellavamo un po' il giudizio finale. Però per le cose che ho mangiato non mi sento di dargli meno di 8. E ammettere che la mia impressione di primo acchitto è stata sbagliata. Si sbaglia? Io poi soprattutto. C'è poco da dire. Devo far pippa. 8 piano, Euroforno. Ok. Raga, proprio su via Appia Nuova, all'incrocio con via Cesare Barogno, mi segnalate questo chiosco adiacente proprio al centro commerciale Appio. Questo chiosco è Pane Ciociaro e sta proprio su via di Cesare Barogno 1. Ora, mi sembra logico, è un chiosco di un forno che probabilmente sta in ciociaria, che prepara la roba, la portano qua la mattina e la mettono alla vendita. C'è Villa Lazzaroni accanto, quindi perché non mangiarcele le cose in villa? Ragazzi, questo è comunque un chiosco che ha buon bisogno di fare i panini con la porchetta, però l'ho vista, era industriale di quelle bollite che non sanno di niente. Cioè le salsiccette, quindi ha buon bisogno, mangi pure al volo, e ha a livello di dolci tutta una serie di pasticceria secca, dalla crostata sì con la marmellata, ma poi i biscotti, i biscottini, ciambellette e ciambelline. E ciambelline c'ha di tutti i tipi, vino bianco, vino rosso col cioccolato, al limone, da costiera da Amalfi e bla 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 bla. E io ho preso una manciata di ciambelline al vino rosso, perché comunque mi sembravano molto carine, eh? Molto ben cotte, belle scurette del vino rosso, zuccherine come mi piacciono a me. È un po' buona, forse troppo cotta. Buona, questa è cotta meglio, infatti è ancora più buona, però raga, ciambelline al vino, buone. Diciamo, il mio giudizio sorvolerà sul discorso dolce di questo chiosco. Mo, il pane io non lo so com'è, magari è un bel pane, però sul resto ho preso, ho visto da prendere, c'erano le pizzette rosse e basse scroccarelle. Mo stavo proprio a vedere adesso, io ne ho chieste 4-5, perché me ne da 6? Per giustamente accoppiarle e imbustarle, però lei è accoppiata il cazzo, perché questa qui stava così, l'ho girata io adesso, ok? E se le vuoi accoppiare o devi accoppiare, non mi fare il mestiere che mi vendi una pizzetta in più, dammene 4, perché io te ne ho chieste 4-5, me le vuoi dare accoppiate, me ne dai 4, me dai la sesta, io non te l'ho chiesta. Come le ciambelline, dammi netto delle ciambelline e me ne ha dato 1,40, che non è 1,20, è quasi 1,5. Eh? Cioè, non è che voi che fate il mestiere dietro al bancone ci avete davanti gli stupidi. Noi siamo stupidi. Quindi poi, una volta mi è venuto una pizzetta in più e mezzetto di ciambelline in più, la prossima volta o sto attento e ti redarguisco, oppure ti attacchi al cazzo perché non vengo, perché non è che siamo stupidi. Non siamo coglioni, regà. È un problema questo, perché in parecchi che stanno dietro al bancone
e servono e fanno il mestiere, se pensano che arrivano i scemi a comprare sta roba. Per carità, il mondo è pieno di scemi, altrimenti mangiavate bene e non mangiavate a monnezza. Però basta scrocchiarella, che c'era anche il cartelletto che ho scritto basta scrocchiarella, lo volevo quasi riprendere, tira fuori il cellulare, non lo è, cioè basta, ma non è scrocchiarella. Perché non è scrocchiarella? Perché è di ieri, eh? È di ieri, e peccato perché è molto buona. Quindi se era effettivamente anche scrocchiarella, un pomodoro meraviglioso sopra, una cottura perfetta, questa qua è una pizzetta rossa da 9. Non crocchia. Dolci c'hai solo una serie di dolci secchi. E i ciambellini al vino, raga, erano nella stramedia. E pizzette buone, ma in teoria buonissime se appena fatte. Al banco mai fatto il mestiere, l'insufficienza non te la do, però manco dico wow che figo, andateci tutti. Mio caro chiosco sociaro, 6,5. Invece piuttosto il discorso dei soprattutto delle pizze a taglio, dei proprietari, dei parenti, di chi ce lavora, o ste cose qua, sta un po' degenerando, perché rosicano un po' troppo e scrivono commenti anche offensivi, cosa che io giudico il prodotto, non è che offendo la persona. E attenzione a offendere, perché il giorno che mi rompo il cazzo l'offesa personale è querelabile, mentre il giudizio sul prodotto non lo è. Quindi il giorno che mi romperò il cazzo, magari ve la faccio io una quereletta, perché magari mi rompo il cazzo, visto che nei messaggi che mandate e che scrivete sotto al video di YouTube usate proprio i termini coglione e altre cose. Quello è colorabile, ragazzi, perché è offesa personale. Io non offendo nessuno. Se voi vi sentite offesi perché dico che il vostro prodotto non è buono, quello è un problema vostro, non è mio. Comunque, prima di andare al terzo forno, prendiamoci, e visto che siamo qui in villa, prendiamoci un attimo, 2 minuti, per parlare di questa cosa e chiarire un attimino il punto, così da non ripeterlo più. Siamo passati al discorso che siete voi che rosicate perché io vi blasto, ma invece non è per niente così, regà. Anzi, vi dico di più. So io che rosico perché fate i prodotti de merda, imparate a far lavoro vostro, li mortacci vostra. Imparate a far lavoro, date la roba buona alla gente, no che preparate la roba de merda e volete gli stessi soldi da roba buona, no che fate il mestiere alla gente. Quindi non siete voi a rosicare, belli de casa, sono io che rosico perché spacciate cacca. Quello di cui poi voi non vi rendete conto è che è inutile scrivere il commento offensivo sotto i video, perché io ci metto 3 secondi a cancellarlo. Sì, lo cancello, perché purtroppo la stupidità non è accettabile. E la rosicata del parente, se è un coglione, tutti i commenti del cazzo che scrive, voi impiegate fatica a scriverlo. Io ci metto 3 secondi, clic, cancello e mi ci faccio una risata, quindi non mi arrecate nessun disturbo. Voi vi potete confrontare con me in 3 modi. Scegliete quale, potete avere un confronto dialettico, però sappiate bene che io non sono un pischello dei 20 anni stupido, io ce n'ho 44, coniughi congiuntivi, ho argomenti di discussione, quindi preparatevi al confronto, perché probabilmente non ne uscite bene. Potete confrontarvi con gli avvocati. Mi volete querelare? Querelatemi. Voi pensate che io piscio al ginocchio? Quello che io dico lo posso dire. Mi sono informato e il mio avvocato è pronto, non c'è problema, se sta a sfregare le mani. Ma voi che pensate che il disclaimer che io metto inizialmente al video, chi mi ha consigliato di metterlo? Terzo modo con il quale potete confrontarvi con il sottoscritto è che le mani. Ma regà, ma quando vi pare? Con le mani? Quando vi pare? Figuratevi, io lo faccio per lavoro. A me piace, e forse è questo che vi sfugge. A me mi piace pure.
quando sento il gusto ematico nella bocca, io mi eccito. Quindi, come volete confrontarvi, decidetelo in uno di questi tre modi. È inutile scrivere il commento perché perdete solo tempo. Io in 3 secondi manco ce lo lascio troppo là sopra, lo cancello subito perché mi arrivano le notifiche sul cellulare, quindi siete solo che doppiamente stupidi. Altrimenti accuccia, zitti e buoni. Eccola la terza ed ultima segnalazione: cuore di grano, via Mario Menghini 68. Allora, dentro c'erano cose che voi umani non potete neanche immaginare. Forno classico, non c'è norcineria, non ci stanno cose varie ed eventuali, dolci, pane, pizza. Forno de Roma, a vedere la roba e a vedere le cose de Cristo. Questa è una pizza rossa marinara che veramente te si rigirano gli occhi. Solo regà che non posso più a mezzo forno. Lo capite che ho un colon solo? Siete pronti? Io non lo so se siete pronti. Io non lo so se siete pronti. Per tramezzino fritto. Cotto e mozzarella fritto. Questa è una segnalazione. È una cosa nuova, è una... Questa è una segnalazione. Noi ci facciamo amore, oh. Pizzette, raga, ne ho prese 3 rosse e 3 bianche. Rossa. Bianca. Donna, perfezione, oh. È buona quella bianca, figuriamoci la rossa. Dai, non mi esprimo. La roba parla da sola, no? La cazzo di ciabatta romana. Vi faccio vedere la cazzo di ciabatta romana. No, come quella garbatella, che le ciabattine congelate. Ops, non è fredda. Eccola, la classica ciabatta romana. Mi ha detto i gusti giusti. Questa dovrebbe essere alla crema. Tia. Ottima. Cotta perfetta. Ma di che stiamo a parlare? Cioè, guardate quanto è bella qua. Guardate che curva, che cottura. Lo zucchero come si è caramellato. Questi sanno fare lavoro loro, raga. E ho preso, come lo chiamano loro, il fazzoletto. Sempre credo pasta sfoglia. Con crema e visciole. Guardate che bello. No? Questa roba è fantastica, dai. Questa roba è fantastica, dai. Di che stiamo a parlare? Gran bel dolce. Ragazzi, tutta questa roba qua, che mica era poca, 7 euro.
Quanto tempo a voi? 9:30. Io non ho un altro voto, perché pure il rapporto qualità-prezzo, e io certi voti sopra 9+, 9:30 mi ritengo magari pure per forni come quella a Torpignattaro albanesi, che fanno tante cose. Questo è un forno più piccolino, quindi fa meno cose, però fatte perfette, quindi è talmente perfetto in quello che fa che prende il voto come quelli che fanno le cose perfette, ma ne fanno anche di più, perché è troppo perfetto. 7 euro, però mi hai fatto il tramezzino fritto. Cioè, tu mi hai fatto il tramezzino fritto come ti è venuto in mente di farmi il tramezzino fritto. A 10. Voto. 10. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.